Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo con un video specialissimo, perché oggi ragazzi siamo all'interno di un torneo mondiale. Ragazzi, mondiale, rappresenteremo l'Italia su un'applicazione che si chiama Online Soccer Manager, o meglio conosciuta come OSM. Oggi ragazzi, allora, partecipanti sono 12 da tutto il mondo, che dopo andremo a vedere come si chiamano e tutto, andiamo a vedere il loro canale YouTube, eccetera. E in questo campionato sarete voi i protagonisti, quindi mi raccomando, qua sotto i commenti seguite tutto il video, perché così mi darete una mano a vincere il premio che tra poco vi andrò a dire. E se vinco, ragazzi, vincerete anche voi dei premi tramite OSM, quindi se fate il tifo per me, vincerete. Quindi mi raccomando, sotto con i consigli, e adesso andiamo dentro con la somma totale di quanto vinco, ragazzi. Allora, secondo voi quanto vinco? Sta zitto però! Ragazzi, allora, il primo posto $500 su 12 partecipanti. Ci stanno 12 partecipanti, quindi dovremmo fare 11 partite. Il secondo posto vince $250 se non sbaglio, e il terzo, se non sbaglio, $100. Quindi ragazzi, un bei soldi, comunque si parla di soldi veri. Quindi speriamo di vincere, e mi raccomando, guardate tutto il video così capirete il tutto. Ragazzi, allora, in questo sorteggio ogni giocatore, ogni partecipante del torneo avrà un giocatore speciale, un giocatore molto forte, quindi andiamo a vedere chi ci ha sorteggiato OSM. Allora, vediamo subito il primo youtuber, vediamo come si chiama. Allora, il primo youtuber, eccolo lì, che bel nome. Ragazzi, non so, penso sia... Oh, Higuain! Higuain, ragazzi, immaginatelo. Avevo io Higuain. Ok, ragazzi, sono andato a controllare. Questo si chiama Al Capone Gaming in italiano. Non so, questo sarà ucraino. Comunque, andiamo a vedere il suo canale. Ragazzi, ha 128.000 iscritti. Porta video su FIFA, quindi più o meno come noi, sul calcio. Ok, secondo youtuber, vediamo chi è. FIFA Zlatan NL. Questo già l'ho sentito, mi sa. E trova Harry Kane, 96 di valutazione. Harry Kane. Allora, andiamo a vedere FIFA Zlatan. Andiamo a vedere a chi sia. FIFA Zlatan NL, logo. Questo c'ha sempre 128.000 iscritti. Credo, ne ha detto quanti 128.000 iscritti. Questo porta video sempre su FIFA, grandissimo, bro. Questo comunque dovrebbe essere olandese. Poi c'è Dazis Lukaku. Che culo, andiamo a vedere sto Dazis. Dazis, qua, wow, 163.000. Vaddio, però sta detto quanto sotto a me è stata. Ok, andiamo a vedere un altro. Fuse Gamer, ecco. Fuse Gamer De Bruyne. No, però 96 di valutazione, quindi vabbè, è qua la cosa. Foot Famiglia, comunque De Bruyne, Foot Famiglia. Allora, andiamo a vedere Foot Famiglia. Questa ha trovato Hazard e c'ha 280.000 iscritti. Allora, poi c'è Fran MG, questo lo conosco perché è pure un amico di home, è argentino questo. E appunto gli scelgono Dybala, che culo. Dybala, andiamo a vedere un attimo il canale di Fran, che già l'ho visto comunque questo. C'ha 3 milioni di iscritti, ragazzi. Beh, ci ha superato alla grande, Fran. Questo è un grande, un simpaticone, mi ha detto home, quindi bella per lui. Spero tu arrivi secondo e io primo, però. Ok, andiamo a vedere un altro youtuber. Ovidiu Patrascu. Oh, madonna. Ovidiu Patrascu. Lewandowski. Andiamo a vedere a chi sto Ovidiu Patrascu. Questo quanto c'ha? C'ha 145.000 iscritti. Sì, ma è buono il prezzo. Non male, non male. Comunque il torneo tra youtuber, ragazzi, speriamo di vincere, così facciamo vedere che siamo i migliori. L'Italia è la meglio. Umidi chi becca? Pogba. Umidi è Turchia questo? Ah, c'è 1 milione di iscritti, questa è appunto Turchia. Ebbene ragazzi, ci ha avuto culo comunque. Mupro. Vediamo chi becca. Mupro Coutinho. Ok, oh, 1.700.000 iscritti, grande bro. Questo porta video di tipo, vabbè, sempre su FIFA. Bene così, bene così. Ok, dai. Ragazzi, avete visto quanti iscritti c'hanno questi contro di me? Ma comunque eravamo partiti con una somma bassa di iscritti. Da 100-150.000, poi bello e buono, 3 milioni, 1.500.000. X-Buyer, Obayer, Aguero. X-Buyer o X-Buyer. Ecco qua, 1.700.000 iscritti. Ammazza, oh. Allora, mi ritengo un canale piccolo, ecco. Questo è Dizer. Andiamo a vedere tra poco insieme all'ultimo. Oh, ha trovato Bale. Cioè, perché Higuain è forte quando è Bale. De Bruyne è forte quando è Bale. Chi è quel Crax? Cristiano Ronaldo, 99. E questo è sculato, questo Crax di me. Dizer, questo che ha beccato 118.000 iscritti. Questo ha beccato Bale. E Crax ha beccato Cristiano Ronaldo. Che culo, 3 milioni di iscritti. Ovviamente, diamo il più forti e quelli che hanno più iscritti. Grazie mille. E vabbè, comunque ragazzi, adesso andiamo a vedere su Osme, che ci hanno invitato alla Lega.
E mi raccomando, consigliatemi questi due argomenti, chi comprare e chi vendere. Comunque adesso andiamo a vedere la squadra. Ok ragazzi, ecco, Gonza Fuse Lota, Kevin De Bruyne, il capitano comunque è Kevin De Bruyne, Osmo YouTuber Clash, vai, entriamoci e vediamo un po' che squadra abbiamo. Sì, ci entriamo, prestagione, vabbè, ancora il prestagione, poi dopo ci saranno tutte le partite. Abbiamo 1250 coins per oh, buono, buono, riscudi, come, riscudi, vieni, vieni a papà. Allora, il prossimo, tra 30 ore, dobbiamo giocare contro Eden Hazard, poi andiamo a vedere chi è. Allora, andiamo a vedere la nostra formazione, ovviamente ci abbiamo De Bruyne, sì, richiedi ora, vai. Oh madonna che me... Oh, Saponara per l'italiano. Saponara, Marchetti, Ndidi. E in attacco chi ci abbiamo? Suso. Oh, Suso. Cacchio, Suso, Johansson. Ma togli questi. Mettiamo Gray. A centrocampo chi ci abbiamo? La Biad. Poi ci abbiamo De Bruyne che ovviamente dobbiamo mettere. Zaccaria. O Zaccaria. Borca Valero. Eh sì ragazzi, Borca Valero, buono. Centrocampista, vediamo terzino sinistro chi ci abbiamo. Terzino sinistro ci abbiamo allora, Zucano. Teyes. Teyes che è 79, terzino sinistro. Difensore centrale ci abbiamo questo qua, chi è? Williams, quello là del... Sta pure Johnson là, che non so se è terzino. Williams è quello là del Tottenham, tipo, non mi ricordo. No, dell'Everton. Johnson è terzino destro, no, spero. E poi in porta spero di avere uno più forte di Marchetti. Con tutto il rispetto dei Marchetti. Ochoa, va bene. Ok ragazzi, questa dovrebbe essere la squadra, consigliatemi comunque qua sotto nei commenti che modulo mettere. Eccoli qua, questi sono tutti i moduli. Che modulo mettere e chi comprare. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' le tattiche, come possiamo impostarle. Allora, stile di gioco direi da ogni posizione, no. Giochiamo all'italiano, giochiamo a contropiede, va giù. Aiutare il centrocampo, sì, attaccanti devono aiutare il centrocampo. Terzini, no, offensivi, terzini supportare il centrocampo. E centrocampisti mantenere la posizione, marcatura no, uomo. Sì, a uomo, trappo e fuori gioco no. Aggressivo, no, team normale, va. Pressing ci mettiamo, ce lo mettiamo alte. Stile non offensivo, meno offensivo. Manovra elaborata, mettiamo un bel 70, vai. 68, va bene. Ok, va bene così, eh. Adesso andiamo a vedere la lista degli esperimenti. E mi raccomando, scaricate nel primo link in descrizione Osmo, mi raccomando, così potete vedere insieme a me chi posso comprare al posto di qualche mio giocatore che già c'è. Ecco, già io vedo un Asensio. Un Asensio 94 che non penso... Quanto costa tipo Asensio? Asensio costa 1243 coins, la che noi ce l'abbiamo 1261. Quindi non direi di comprare Asensio perché... No, assolutamente no. Questo sta a 1900, non si può shoppare, voglio shoppare. Si può shoppare volendo. Però noi non lo facciamo ragazzi. Non si dovrebbe fare in teoria. C'è Tevez, Kanté che possiamo comprare che costa... 1300, non possiamo. C'è Haaland del Napoli che ha 86 rotazione, 400. Vedete, già Haaland per esempio lo possiamo comprare. Secondo voi devo comprare Haaland? Xavi. Xavi 169 coins, si può pure comprare. Boateng. Boateng, questo qua lo possiamo comprare, difensore centrale. Ah, comunque voi state vedendo Perin, Rui Patricio che possiamo pure comprare, che è 90 di rotazione. Comunque ragazzi, dovete farmi sapere questi tre commenti, che modulo usare e chi vendere e chi comprare. Vi rifaccio vedere la squadra. Anzi, vi faccio vedere direttamente la rosa. Eccola qua, sì. Abbiamo questi qua in attacco. Ve li faccio vedere. Abbiamo pure Maggiorini, Caicedo, Johansson, De Bruyne, Didi, Valero, Zaccaria, Saponara, Fletcher, Labiad, Roden, Johnson, Williams, Supercamo, Alesteia, Zucanovic, Izzo, Aprizzo, De Genoa. O ciao Marchetti, Rafael. Comunque fatevi sapere qua sotto nei commenti, secondo voi come devo giocare. La prossima dobbiamo giocarla, cioè la prima partita del campionato dobbiamo giocarla contro Eden Hazard, che vado a vedere subito chi è. È Foot Famiglia. Foot Famiglia, ragazzi, Foot Famiglia, che l'abbiamo visto prima chi è, ma lo vado a rivedere. Allora, questo c'aveva 280.000 iscritti, Foot Famiglia, poi ve lo rimetterò nell'editing. Questo qua comunque fa solo video di calcio, eccetera. Però comunque ragazzi, va bene così. Ultima cosa, ma non la meno importante, ragazzi, mi dovete dire qua sotto sempre nei commenti come devo chiamare lo stadio e come chiamare la squadra, va bene? Quindi siate creativi e il commento che avrà più like, gli metterò un bel cuoricino. E poi lo andremo ad inserire nella lega, il nome della nostra squadra e il nome dello stadio. Quindi se vi zaridevi qua sotto i commenti. Quindi non ho nient'altro da dirvi. Speriamo di vincere questi 500 dollari ragazzi, perché sono davvero tantissimi. Quindi lasciate a me un piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, scaricate Osmo nel primo link in descrizione. Mi raccomando, non fatemi fare brutta figura con quelli là di Osmo. Scaricatela tutti quanti. Quindi lasciate a me un piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi, speriamo di vincere e abbattere tutti quelli con i milioni di iscritti, ecco.